Ciao amici, bentornati in questo nuovo episodio di GTA 5. Allora, è inutile dirvi, l'ultima volta ce l'avamo lasciati qui perché chiaramente faccio delle missioni a caso. Allora, mi rubo questa macchina e vi porto a fare delle cose. Innanzitutto, quello che faremo come prima cosa sarà acquistare un garage. Visto che ho un sacco di soldi, vorrei acquistare delle belle macchine, forse delle belle proprietà e forse dei jet privati, vediamo comunque. Perché ho un botto di soldi, ho tipo quasi 18 milioni di dollari. Per prima cosa però compro un garage, perché ho visto da un po' di tempo, ma non me la sono mai potuta permettere, una bella macchina. Però prima compriamo il garage, altrimenti ci dice che poi non abbiamo dove metterla. Allora, il garage è qui. Vaffanculo. Levatevi dal cazzo. Il garage è qui. Questo? Sì, è questo. E spero che ce la faccia acquistare. Ok, 30.000 dollari. Ok, compriamo, conferma. Ok, abbiamo comprato questo garage. Qui saranno conservati i veicoli che acquisterai online o parcheggerai all'interno. Ok, possiamo recuperare anche i veicoli speciali. Il garage è piccolino, penso che al massimo ci andranno 4 mezzi. È brutto comunque. Va bene. A questo punto ci posizioniamo un attimo qui e facciamo il nostro primo acquisto. Quindi andiamo, prendiamo il telefono, andiamo su internet, andiamo su viaggi e trasporti e diamo un'occhiata. Allora, per prima cosa, questa pagina è quella dei velivoli, quindi possiamo comprare per esempio un Luxor Deluxe, ma costa 10 milioni di dollari. È un po' tanto. Poi possiamo comprare un elicottero, sempre privato, sempre dorato, con 5 milioni di dollari, degli elicotteri vari, degli aerei vari. Ma insomma, sono costosetti, però ci sta. Ci sta. Però andiamo avanti e vediamo intanto cosa possiamo comprare. Qui siamo in un negozio online di supercar. Ne avevo vista una che mi piaceva, che era questa. Allora un attimo, Henus Winscore, tipo Gucci, non è ovviamente Gucci, però sembra Gucci. Possiamo anche prenderla di altri colori, penso allo stesso prezzo. Sì, il prezzo non cambia, ma cambia il colore. Però questa è bella. Però c'è da dire che a me piace proprio quella Gucci, quindi io direi la compriamo, che dite? Quasi 1 milione di dollari però saltano, eh? Chiaramente la possiamo poi anche modificare. Allora, io la compro, raga. Tanto per 1 milione di dollari. Ok, l'abbiamo comprata. Grazie per aver scelto Legendary Motorsport. Speriamo che tu sia soddisfatto del tuo acquisto. Va bene, questa macchina è nostra, ce la siamo comprata. Usciamo dal negozio. Spero che me la facciano avere presto. E vediamo sempre qui quale ma... Allora, questa non è che mi facciano impazzire, eh. È bella questa, la Pegassi Zentorno. Questa è bella. Questa è bella. Allora, diamo un'occhiata. È proprio bella questa. Possiamo cambiare pure colore. Però non mi fa vedere l'anteprima, perché? Mi sembra una bomba, i freni fanno schifo. Però potremmo modificarla. Bella nera comunque. Anche se sarebbe bella rossa. Bella questa. Comunque, continuiamo a vedere gli altri veicoli. Poi scendiamo. Ma oddio, queste macchine che mi fanno impazzire più di tanto. Comunque ci torniamo dopo. Andiamo in quest'altro negozio che vende. Ah, qua ci sono mezzi pesanti. Raga, mi comprerei un carro. Ah, questa con sei ruote è bella. Me la comprerei, costa un cazzo, costa pochissimo. Un carro armato, 3 milioni di dollari, elicotteri militari. Però non so se possiamo comprarli.
secondo me sì. Allora, continuiamo noi, ragazzi, ad andare avanti. Poi abbiamo anche altri personaggi per poter acquistare. Queste saranno barche. Ok. Le barche sono molto più costose. Le barche sono molto più costose, ma fanno schifo comunque. Fanno proprio schifo. Questi sono gli ultimi arrivi. Non mi fanno impazzire, però. Non mi fanno impazzire. Qua a bicicletta. La bicicletta non me la compro. Cioè, non li spendo tutti questi soldi per una bicicletta. Anche se sono carine. Però niente, queste le possiamo rubare in giro. E qua invece hanno super auto. Queste saranno pure macchinoni. Ah, queste sono macchine particolari, insomma, però è bella questa moto. Da 1 milione di dollari. Poi ci sono delle versioni a tre porte. No, queste, dai, non mi posso comprare queste che le trovo per strada e le rubo. No, no, per niente. No, no, assolutamente no. Allora, raga, io direi ci compriamo. Andiamo qua. No, scusate, era questo. Ok, e ci compriamo questo macchinone 6x6, fantastico. 249.000 dollari. Non è nemmeno tantissimo. Vediamo. Vabbè, caratteristiche non ne dà. È un SUV. Non so se ce lo fa comprare. Nothing like mindless L'ho consumerism to comprata, raga, l'ho qualified. comprata quasi per sbaglio. Il colore è solo questo, non si può cambiare. Ok, bella. Ok, poi verremo contattati, insomma, successivamente per la consegna. E mi prendo, anche amici, mi prendo quella macchina, quella rossa, che è dove? La Pegassi era? No. Allora, era la Pegassi, sì. Pegassi. Era questa, non mi ricordo più. Non era questa. E allora era questa. Allora era questa. Bella, però quanto costa? Ah, vabbè, 500.000 dollari. Pensavo peggio. Però non era questa, ragazzi. L'ho persa. Allora, sapete che compro un bel elicottero. Sono indeciso se comprarmi questo elicottero dorato o il jet. Niente, facciamo così. Facciamo così. Che niente, qua possiamo fare moda e salute. Voglio spendere soldi oggi proprio. Voglio spendere proprio soldi. Allora, raga, scusate, mi compro. Cioè, proprio voglio spendere a tutti i costi i soldi. E mi compro. Sono tentato a comprarmi questo. Il jet dorato privato, ma 10 milioni di dollari è troppo. A questo punto opto per. Per l'elicottero, raga. L'elicottero è pure bello. Però vediamolo. Tanto ce la fa vedere, ci dice di che si tratta. Vabbè, è figo, insomma, ci sono cose fighe là sopra. L'acquisto, dai, acquisto. Come to Uncle T. Raga, l'ho acquistato. L'ho acquistato, raga, un botto di soldi è costato. Ok, direi a questo punto. Tanto ci avvisano loro dopo quando arriveranno le macchine. Di cambiare per. Ah, ci hanno avvisati forse. Sì, ragazzi, ci hanno avvisati. La sono a. Ok. Ce l'abbiamo nel garage. Quindi se noi entriamo nel garage abbiamo le macchine che abbiamo comprato. Quindi ci facciamo anche un giro. Vediamo. Eccole! Raga, guarda che spettacolo! Quella che più mi colpisce è la 6x6. Allora. Allora, facciamoci un giro con questa. No. Facciamoci un giro con questa, con la Gucci. La mia paura
è che dopo tutti questi soldi, se poi la perdo, la schianto, è finita. Io spero di averla sempre nel garage, no? Bella! Allora, vediamo l'interno un attimo. L'interno è bello. Anche se mi aspettavo che fosse gucciosa anche dall'interno. Guarda che spettacolo! Bella, raga, bella proprio. Accendiamo i fari. Si accendono? Sì. Spegniamo la radio. Mi fa bella, molto bella. Molto bella. Allora, facciamoci un giro e vediamo la velocità. Ma insomma, non cammina, è solo chic, però non cammina. A questo punto, scusatemi, ce ne andiamo in un centro di... cioè, dove posso praticamente cambiare le cose. Ecco, lo Santos Custom. Uno che si avvicina a noi, però. Uno più vicino non c'è. Questo è più vicino. Me ne vado allo Santos Custom. Torniamo indietro. Raga, sterzata accelerazione. Non ci siamo. Tutto sommato è costata poco. È costata meno di $1,000,000. Per essere così griffata. Non mi fa impazzire la velocità. Quindi noi la andiamo a modificare. Salviamo e la posiamo di nuovo al garage. E proviamo a fare degli acquisti con gli altri personaggi. Però penso che verosimilmente le macchine saranno uguali. Però posso comprare altro. Anche se, per esempio, nello specifico con Michael, ho comprato il cinema ed è costato $10,000,000. Poi nel prossimo episodio proveremo anche l'elicottero e il mezzo 6x6. Allora, il custom, cioè la sto spaccando la macchina nuova, eh? Vaffanculo. Di qua mi ci fa andare. No, raga, sto allungando la solita strada. Torniamo indietro. Però è bella, dai. Diciamo la verità. Ah, vabbè, era più facile di quello che sembrava. Porca la puttana. Come ci vado? Scusatemi, eh. Scendo. Ah, scendo forse. Ah, ok. Dovevo scendere, vaffanculo. Eccolo qui. Entriamo. E facciamo qualche modifica. Potenziamo un po', insomma, il mezzo. Allora, ripara veicolo intanto? Sì. Mettiamo i freni da gara. Ok. Motore lo potenziamo al massimo e facciamo un potenziamento EQ di livello 4. Questo. Clacson, ci mettiamo un clacson musicale. No. Questo. Ci mettiamo questo. Ok. Luci. Facciamo xeno. Sì. Ok, facciamo kit neon. Con le luci tutte da tutte le parti. E le mettiamo di colore. Allora. Le mettiamo di colore. Forse è meglio lasciarle bianche. Forse è meglio lasciarle bianche, perché non è che mi fanno impazzire questi. Non... queste sono carine. Forse è meglio bianche, raga. Pure celesti. Celesti. Ok, blu elettrico. Ok, queste le abbiamo messe. No, ovviamente le lasciamo così. Sospensione. Ah, le stiamo abbassando. No, che dite?
Sì, sospensione da gara. Trasmissioni da gara, $20,000. Ci sta costando un botto. Turbo ovviamente sì. Turbo costa $12,500. Lo mettiamo. Ruote no, lasciamo queste. Finestrini li oscuriamo, che dite? Li oscuriamo? No. Così, così, li oscuriamo non tantissimo, però. Armatura, raga. $25,000. Quando, anziché sbattere e distruggerla subito, resiste un po' di più. Per me ci siamo. Ok, confermiamo. E andiamo a salvare la macchina. Diamo una mezza provata. Bella però. Bella. Allora, accendiamo i fari. Kit Xeno. Vedete? Ok, la posiamo di nuovo al garage, che è qua. Questo qua. Ok, vai. Mi sembra pesante, raga. Mi sembra più pesante, tipo, nella guida. Non è... Cioè, sì, mi dà l'impressione di essere più pesante. Però è più veloce. Assolutamente. Assolutamente più veloce. Ok. Oh cazzo. In teoria con l'armatura si dovrebbe essere rovinata meno. Oh, niente affatto, infatti. Niente affatto. Bene. Il garage dovrebbe essere da questa parte. Sgomma troppo, però guardate. Vedete? Sgomma troppo, ma ci sta. La parcheggiamo. Oh, vaffanculo. La parcheggiamo qua. Accediamo al garage. E basta. Usciamo e basta. Amici, ci vediamo domenica prossima con un altro episodio di GTA in cui vedremo, mentre Trevor utilizzerà il suo nuovo elicottero multimilionario, gli altri personaggi acquisteranno altre cose. Ciao!